Ultima cosa, come forse si sa, Ibrahimovic, quello straordinario animale calcistico, mitologico, lascia l'Italia dopo Kakà e va al Barcellona. In sé per sé non sarebbe, diciamo la verità, una tragedia con i tempi che corrono. Se è stato venduto molto bene, il giocatore che verrà in Italia, Eto'o, per sostituirlo, a detta del vicepresidente della federazione che se ne intende, è stato un calciatore di valore, Demetrio Albertini, è molto forte e soprattutto pare molto amante del lusso, chissà cosa avrà voluto dire con questa definizione, ma il problema vero non è tanto il vendere calciatori all'estero, soprattutto a queste cifre, è che sono sintomi di una crisi profonda del calcio italiano che 3 anni fa il Calciopoli, lo scandalo doveva evidenziare. Che ne è stato di Calciopoli? Si parla di Moggi e solo di Moggi, ma vi ricordate adesso per esempio quando ha avuto quei contatti con i Menarini, i proprietari del Bologna, ma voi sapete che il presidente del Genoa, una delle squadre migliori dello scorso campionato, arrivata quinta, che adesso ha fatto un'eccellente campagna acquisti preziosi, oltre a essere un pregiudicato per bancarotta e frode sportiva, a 5 anni di squalifica con richiesta di radiazione, cioè esattamente come Moggi. E chi parla di preziosi? Insomma, vogliamo fare chiarezza, verità e pulizia oppure no? Nella giornata della legalità per Borsellino cominciamo anche da queste cose piccole, apparentemente piccole del calcio.